questa è la Chiesa che amo io, una madre che ha a cuore il bene dei propri figli e che è capace di dare la vita per i suoi figli. Non dobbiamo dimenticarci però che la Chiesa non sono i preti o noi vescovi, no, siamo tutti. La Chiesa siamo tutti, d'accordo? E anche noi siamo figli, ma tutti anche madri di altri cristiani. Tutti i battezzati, uomini e donne, insieme siamo la Chiesa. Quante volte nella nostra vita non diamo testimonianza di questa maternità della Chiesa, di questo coraggio materno della Chiesa? Quante volte siamo codardi, eh? Così Papa Francesco ha proseguito questa mattina in Piazza San Pietro, nell'udienza generale alla quale hanno partecipato quasi 50.000 fedeli da tutto il mondo, la serie di catechesi sulla Chiesa. Il Pontefice ha parlato della Chiesa come madre, che ci dà vita in Cristo e che ci fa vivere con tutti gli altri fratelli nella comunione dello Spirito Santo. Il modello è la Vergine Maria, il volto più bello e tenero della Chiesa. Affidandoci a lei, ha concluso il Papa, possiamo imparare ad avere il suo stesso spirito materno nei confronti dei nostri fratelli, con la capacità sincera di accogliere, di perdonare, di dare forza e di infondere fiducia e speranza. Salutando i pellegrini provenienti dall'Iraq, Papa Francesco ha assicurato la vicinanza della Chiesa Madre, che sa difendere i figli indifesi e perseguitati. Siete nel cuore della Chiesa, ha aggiunto, che soffre con voi ed è fiera di voi. Siete la sua forza e la testimonianza concreta e autentica del suo messaggio di salvezza, di perdono e di amore. Agli italiani ha poi detto di seguire con profonda preoccupazione la grave situazione di tante famiglie di Terni per la crisi dell'acciaieria ThyssenKrupp, chiedendo con forza che non prevalga la logica del profitto, ma quella della solidarietà e della giustizia, perché con il lavoro non si gioca e chi per guadagnare di più toglie il lavoro sappia che toglie la dignità delle persone.